qualche osservazione. Ripeto le parole del mio collega Bertani, non ho capito quale film abbiate visto voi negli ultimi mesi riguardo le vaccinazioni. Riguardo le vaccinazioni ci sono verbali, registrazioni, audio, video, comunicati stampa, interviste anche su reti nazionali dove nessuno nega l'utilità delle vaccinazioni. Si contesta il metodo. Già un anno fa se ne era iniziato a parlare relativamente alla scuola elementare. Poi, per un evidente conflitto costituzionale, si è passati adesso a discutere, a inserire questa norma per l'iscrizione agli asili nido. Non metteteci in bocca parole che non abbiamo detto. Perdonatemi, io ho un fare meno diplomatico del mio collega Bertani, non sopporto che ci si attribuiscano parole che non abbiamo detto. Contestiamo il metodo. Il professionista che è venuto in commissione è stato contattato dal Movimento 5 Stelle proprio per venire ad illustrare quello che secondo noi è il metodo da seguire. Oltretutto, osservando anche che quello che proponete voi, oltre a rischiare di produrre l'effetto contrario, va a incidere minimamente. Perché se consideriamo che oggi circa un 33% dei bambini sono iscritti alla scuola d'infanzia e vogliamo esagerare, nei peggiori dei casi si arriva a un 10% massimo di bambini non vaccinati, significa che 3 bambini su 10 verranno vaccinati, magari i genitori rispetteranno questo obbligo, ma ce ne saranno altri 7 in giro che continueranno a essere, per così dire, quello che viene definito un pericolo per gli altri. Allora cosa facciamo? L'ho già fatto questo paragone, è una provocazione, me ne rendo conto. Vietiamo l'ingresso anche ai giardinetti pubblici ai bambini non vaccinati? Ripeto, è una provocazione, però per far capire quello che è il nostro punto di vista e quello che è il metodo da adottare. Quando poi si parla di flessibilità, certo che noi vogliamo la flessibilità, ma la flessibilità deve essere finalizzata a facilitare la vita dei cittadini, e per cittadini intendiamo i genitori, intendiamo i lavoratori. Quindi flessibilità non significa condizioni capestro per i lavoratori e nessuna garanzia di aumento della quantità e della qualità del servizio. E per quantità non intendo numero di operatori accreditati, intendo anche flessibilità negli orari e nella gestione dei nidi, proprio per conciliare la vita, i tempi di vita e di lavoro di tutti i cittadini. Certo, non solo le donne, ma oggi continua a essere prepotentemente un problema femminile, perché è inutile che ci riempiamo la bocca di belle parole o di perbenismi. Purtroppo ancora oggi è un problema prettamente delle donne. Poi è ovvio che la conciliazione deve riguardare tutti i cittadini, non nessuno nega il contrario, uomini, donne, padri o madri che siano. Riguardo le cosiddette minacce, non sono minacce, consigliere Paruolo, sono osservazioni che fa l'opposizione, sono possibili controindicazioni di quello che la Giunta o la maggioranza vuole approvare con questo progetto di legge. Si chiama opposizione. Non si chiamano minacce, si chiama dibattito democratico, è evidenziare che forse quello che avete scritto potrebbe avere delle controindicazioni. Ultimo appunto, anzi penultimo, riguardo le esternalizzazioni dei servizi, appunto il sistema deve essere integrato. Noi non diciamo che il pubblico deve fare tutto e che il privato non deve fare nulla, deve essere un sistema integrato. Il problema è che già oggi i dati dicono che si va verso la preponderanza del privato, che rischia di eliminare le garanzie che oggi il pubblico tutela e deve tutelare, per i lavoratori, per i cittadini, per i bambini, per l'accesso ai servizi, per l'universalità dei servizi. Questo noi stiamo dicendo. E a Rimini sta succedendo questo, fatevi un giro a Rimini, venite a vedere cosa sta succedendo. Mi giro da questa parte perché ho ben 2 consiglieri del territorio che sanno benissimo cosa sta succedendo a Rimini. Ci sono anche le maggiori sigle sindacali contro questo, quindi non siamo noi solo a dirlo. Ultimo appunto, bene, proprio riguardo la
il rischio di estrema privatizzazione dei servizi. Allora, se è interesse anche della maggioranza e della Giunta tutelare i lavoratori, bene, prima ci si muove nelle sedi consone per tutelare i lavoratori e poi eventualmente si persegue la linea che si vuole perseguire. Abbiamo qui il Presidente, che è anche Presidente della Conferenza Stato-Regioni. Porti prima la voce forte di una delle regioni che ha nel sistema cooperativistico uno dei suoi punti di forza e allo stesso tempo di debolezza. Prima porti le ragioni di quei lavoratori, poi eventualmente pensiamo al resto. Non si tratta di strumentalizzare, ma di dare un ordine di priorità.